Alessandro Haber questa sera al Magna Grecia, intenzionato a baciare tutti, con una performance musicale molto attesa. Parliamone insieme. Beh sì, è uscito quest'ultimo disco che si chiama Haber Bacia Tutti, è un modo per stare vicino alla gente, comunicare con loro, toccarli, insomma, è un bacio che regalo, ogni canzone poi diventa un bacio, insomma. E tra l'altro ci saranno il meglio dei tre dischi che ho fatto e alcune cover fatte a modo mio naturalmente, rielaborate, reinventate, insomma. Sarà una serata quasi improvvisata perché non ho avuto modo di provare e sono mesi che non canto, per cui sai, più canti meglio canti. Però va bene lo stesso, insomma, credo che sarà una serata abbastanza emozionante. Tematiche importanti, un inno anche alla società attuale, a non farsi corrompere. Assolutamente, quel pezzo però non lo faremo perché mancano degli strumenti. Infatti nessuno poteva non sapere, un pezzo che ha una sua etica, ha una sua forza morale, dove si critica quelli che hanno il potere, che mentono continuamente. Purtroppo non potremo farla stasera perché mancano proprio gli strumenti per farla. È un pezzo molto forte, con la collaborazione tra l'altro di Giuliano De Negramaro, Beppe Servillo. Nel disco ci sono Dani Lorea al pianoforte, Paolo Freso alla tromba, un duetto con Giusy Ferreri, con Beppe Servillo, c'è Sergio Cabriele che mi accompagna in un pezzo di Tego che si chiama Vedrai, Vedrai. Ma è un disco molto bello, molto, molto sofferto anche, fatto con amore, insomma, fatto con... Insomma, nel futuro di Alessandro Haber c'è ancora tanta musica. Ogni tanto, sì. In teatro, naturalmente, come ancora primaria, naturalmente. Poi dovrei fare un film a ottobre con Giovanni Veronesi, molto bello, con Elio Germano e Sergio Rubini. E poi teatro. Teatro e musica, certo. Musica, è troppo bella la musica, mi piace tanto. E poi mi piace molto stare qua. E noi l'aspettiamo anche il prossimo anno. Il prossimo anno ci starò molto di più. Grazie, un bacio.